Cari spettatori del Cinevirus, non è facile parlare di Woody Allen, soprattutto scegliere un film. Ne ha fatti tanti, tantissimi. Ne continua a fare un paio all'anno, anche se ultimamente con qualche difficoltà, perché il politicamente corretto, come sappiamo, non perdona affatto. Ma forse è proprio giusto considerare un artista dal punto di vista della vita privata? E che dovremmo dire di Caravaggio o del Marchese de Sade? E comunque, Woody è un modo di intendere la vita ed è uno dei pochi che è capace di passare dalle riflessioni esistenziali dostoevskiane al frizzolazzo quotidiano della commedia. Sua è una leggerezza straordinaria, le sue storie passano da una situazione all'altra, i suoi personaggi vivono la fragilità, la forza e l'effimero dei sentimenti. Ti innamori di una donna e poi fai un viaggio con lei, ne incontri un'altra e la vita prende un'altra direzione. Un'altra direzione, come la palla che in Match Point si ferma esattamente sul nastro e non sai se cade da una parte o dall'altra. E comunque, dovendo scegliere un film, io vi consiglierei Midnight in Paris, 2011, una bellissima divagazione di Owen Wilson in una notte parigina, in cui, arrivato con la fidanzata, comincia ad incontrare Ernest Hemingway, Degas, Cole Porter, Ernest Hemingway, si innamora di Adriana, che già si era innamorata di Picasso, e poi alla fine, dopo aver lasciato Inés, appunto, la sua compagna, si ritrova su un ponte della Senna con Gabrielle e lì capisce che la vita va presa momento per momento. Woody Allen.